La Polizia di Stato ha smantellato una presunta associazione a delinquere che reclutava i cittadini stranieri ospiti del centro di accoglienza straordinaria di Monastir per farli lavorare in nero in alcune aziende agricole della provincia. Le indagini sono iniziate lo scorso mese di giugno grazie a uno dei lavoratori sfruttati che ha raccontato tutto alla polizia. La squadra mobile di Cagliari ha eseguito 5 fermi a carico di 5 cittadini pakistani, tutti con permesso di soggiorno in Italia. Un altro cittadino pakistano, che avrebbe fatto da autista per l'organizzazione, è stato indagato in stato di libertà quale partecipe dell'associazione a delinquere. Sono 12 i titolari di aziende agricole e cantine indagati in stato di libertà perché avrebbero utilizzato manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Nell'operazione sono stati impegnati complessivamente 60 uomini della squadra mobile, del reparto prevenzione crimine di Abasanta e del reparto mobile di Cagliari.